Sono passati un po' di anni da quando scrissi la prima lettera al mio maestro, a Narciso Parigi, e da quel giorno un po' di cose sono cambiate. È una storia bellissima, se penso a quanto l'avrò cantato, Pontevecchio e l'anno. Io ho avuto la fortuna di girare tutto il mondo, ma non potevo fare a meno di tornare a Firenze. Credo che sia stata una delle più belle voci del panorama italiano di quel periodo, che ha portato il nome di Firenze e della fiorentinità nel mondo. Era grande come artista ed era grande anche come uomo. Grande Narciso, Labaro, il nostro Labaro.